Buongiorno ragazzi, allora siamo diretti ad Ibiza, siamo reduci da 5 giorni a Cap d'Agde, siamo devastati, ma abbiamo deciso di fare anche un piccolissimo vlog su Ibiza per farvi vedere Ibiza, per farvi vedere qualcosa, il lato libertino dell'isola. Riposato un pochino, Mia nel frattempo ha anche mangiato qualcosina mentre io dormivo. Adesso destinazione Ushuaia. Quindi ho voglia di ballare, mi piace un sacco Dimitri Vegas Like Mike e ho voglia di vedere i nostri amici di STC. Io credo andare a dormire. Libertin Perrier. Dimitri Vegas and Like Mike. Party Ibiza. Let me see you put your hands up. Buonasera ragazzi, eccoci qui. Allora, ieri sera, prima serata in Val di Ibiza, siamo andati all'Ushuaia, suonava Dimitri Vegas Like Mike. Siamo andati in appartamento dai nostri amici di STC più un'altra coppia che abbiamo conosciuto ieri sera, di amici libertini per intenderci. Ci siamo divertiti da morire, abbiamo fatto un po' di scalpore perché abbiamo giocato un po' tra noi ragazze, io ho fatto una mezza passerella, diciamo che eravamo su un appartamento, poi siamo scesi giù in mezzo alle persone e mi hanno fatto camminare con il body slacciato e sotto non avevo le mutande. Questo ha destato un po' l'attenzione dei passanti e voglio fare una riflessione in merito di cui discutevamo proprio questa mattina. Prima di tutto arriviamo da una settimana di cappa e sono ancora un pochino nel mood super free, super libertino, quindi do per scontato che tutte le persone lo siano, ma in realtà non è così, anche se Ibiza è l'isola, il posto per eccezione in cui il luogo della perdizione e ieri sera all'Ushuaia appunto le persone comunque erano tutte propense al divertimento eccetera, ciò non vuol dire che accettino senza batter ciglio una ragazza nuda in mezzo a loro. E abbiamo anche attirato molto l'attenzione di tutti le persone, i ragazzi che lavoravano all'interno dell'Ushuaia, per i contenuti extra Patreon, ragazzi. Abbiamo giocato un po' appunto noi ragazze e tutti sorridevano, guardavano, lanciavano occhiate. Ora la mia riflessione è questa: tutti siamo, non tutti, ma la maggior parte delle persone frequentano questi luoghi sì per la musica, sì per ballare, per divertirsi, ma chi viene a Ibiza, il 90% dei ragazzi e delle ragazze, è perché vuole divertirsi, anche avere delle avventure sessuali. Possiamo dirlo tranquillamente, vero? Mi date ragione? Per cui mi sono chiesta, ma perché? Qual è la differenza tra noi e gli altri? È solo che noi palesiamo le nostre intenzioni, gli altri no, sono un po' più pudici. Vi ricordo che sul nostro canale privato Patreon caricheremo una cartella con alcuni contenuti extra in merito a tutta questa, la nostra vacanza, ok? Dalla Francia alla Spagna. E inoltre caricherò un podcast, proprio un racconto, diviso probabilmente in due parti perché sarà lungo, in cui racconto nuovamente più nel dettaglio, chiaramente i dettagli un po' più piccanti, e la nostra vacanza a Cap. Per cui se siete interessati trovate il link a Patreon qui nella descrizione del video.
musica che si chiama Kalamaoli, non lo sappiamo, comunque è molto bella. E allora, sfatiamo un mito. Quando si va in vacanza, che siate all'estero o in Italia, ci sono vestiti apposta delle piattaforme per scambisti in cui mettete il vostro itinerario di vacanza e dite: noi siamo in questo posto dal al, e è praticamente matematico certo che qualcuno sarà nello stesso posto e avrà voglia di divertirsi come voi. Che andate in vacanza a Monopoli in Puglia o a Ibiza o a Formentera, è sicuro che troverete degli scambisti che come voi sono lì in vacanza, ok? Questo per dire, perché alcune persone ci stanno scrivendo in privato se Ibiza è una meta di scambismo. Sì, come tanti altri posti, non necessariamente così festaioli. Poi che qui ci siano, si presti particolarmente secondo me, perché ci sono un sacco, c'è vita 24h, ci sono tantissimi posti in cui divertirsi, ballare, mille norme che perfette per i party privati, insomma si presta in particolar modo Ibiza, ma ripeto, anche se andate a Monopoli, per esempio, perché l'anno scorso siamo andati a Monopoli, anche lì troverete gli scambisti. Noi ci appoggiamo a dei siti, a diverse piattaforme, a volte ci sono delle piattaforme più dedicate per i viaggi all'estero, altre più prettamente italiane, e quello sta a voi scegliere, ecco. Una parentesi sui costi, vorrei dire a tutte le persone che ci avevano detto Cap d'Alpe care, carissime, eccetera, sì, non è super economica, ma vi invito a venire a Ibiza, perché Ibiza è veramente cara. Ora, come qualsiasi cosa, qualsiasi luogo, vacanze, eccetera, ognuno può scegliere di viverlo low cost oppure high cost, ma il problema è che qui in Ibiza il low cost è comunque medio alto, e il secondo problema è che siete costantemente tempestati da input di cose da fare, da vedere, da mangiare, che a un certo punto dice: beh, le voglio fare anch'io, e tutte queste cose costano tantissimo. Vi faccio un esempio banale: in spiaggia qui, ma anche dove eravamo ieri, un'insalata costa 30 euro, una bottiglietta d'acqua, non esagero, bottiglietta d'acqua mezzo litro 9, un litro e mezzo 12 euro, caffè dove eravamo ieri 9 euro, poi certo passano gli ambulanti, gli ultraambulanti, ti bevi una cerveza con 5 euro, va bene, però capite che se volete fare qualcosa qui bisogna spendere ed è cara. Un appunto sui trasporti, come muoversi a Ibiza. Allora, se come noi fate una settimana, noi suggeriamo vivamente il motorino. Il servizio taxi è pessimo, attese dai 20-30 minuti, prenotarli è impossibile, neanche gli hotel, tra l'altro sì, magari ve lo prenotano, ma comunque sono attese lunghissime al telefono, quindi bocciato. Uber e simili sono stati bannati dall'isola perché per far lavorare i tassisti, e poi chiaramente ci sono a plebe gli autisti privati, di cui però non ci siamo informati, non abbiamo idea dei costi, che sicuramente non saranno economici. No, c'è da dire un appunto che noi siamo nella parte dell'isola dove c'è, per intenderci, la movida a sud, mentre le calette più carine, più belle in realtà sono a nord, però ha senso, quindi il motorino di giorno ti fai la vasca, diciamo almeno una mezz'oretta, 20 minuti, mezz'oretta per andare alle spiagge, e la sera però è tutto qua vicino. Oppure potete scegliere di alloggiare a nord, per dire, dove le cale sono più belle, e poi la sera vi prendete il taxi, perché dovrebbe essere un po' più economico alloggiare nella parte di Sant'Antonio, per intenderci. Questa sera noi dovremmo incontrare una coppia inglese che è qui in vacanza, campista. Abbiamo rifiutato una party in barca che sarebbe stato oggi pomeriggio, perché di giorno ci piacerebbe rilassarci un pochino prima di tutto, e in poi secondo luogo la barca poteva ospitare solo 6 coppie circa, vuol dire che magari una non viene, sono 5 coppie. Francamente, di passare una giornata con 5 coppie, magari nessuna mi piace, non avevamo molto voglia, e quindi abbiamo bypassato l'invito, ma stasera, se tutto va bene, ci incontriamo con questa coppia, vi aggiorniamo. Dos.
stavo per parlare in inglese. Stiamo andando al HI, si chiama HI, al HI, che è il club numero uno al mondo. Praticamente Fausto mi ha spiegato che era l'ex space rilevato dal Ushuaia e è reso quello che è oggi. Non ci siamo ancora andati, questa is our first time. Allora, una cosa importante, noi stiamo constatando adesso sulla nostra pelle che Ibiza per gli incontri in realtà è top, perché ci sono un sacco di coppie giovani, quindi se come noi siete sui, io ho 36 anni, posto 45, quindi dalla nostra età anche a scendere, è pieno di coppie ed è facilissimo incontrarsi, perché ci si accorda appunto sui siti dedicati allo scambismo e noi qui stiamo incontrando solo coppie strafighe e giovani come noi. Invece, non per fare un paragone, ma è inevitabile, Cap, nel periodo in cui siamo andati noi, Cap Tag, l'età media ragazzi è veramente altissima, ma alta, alta, alta. Le coppie belle le conti, le contavi proprio, le vedevi, infatti le abbiamo conosciute quasi tutte. Ora io non so agosto come sia, però se mi dovesse chiedere più belle le coppie a Cap o Ibiza, Ibiza tutta la vita. Ragazzi, io ho paragonato Ibiza Cap perché noi siamo appena arrivati da Cap Dag, quindi mi è inevitabile fare il paragone, ma ovviamente sono due mete turistiche completamente differenti per mille ragioni, ma è anche sì vero che qui Ibiza viene per principalmente per il mare, per il clima, per i club, eccetera eccetera. Dopo che però hai fatto tutte queste cose, secondo voi i ragazzi, le orde di ragazzi single che vengono, cosa fai, cosa cercano? Quello che vi ho detto io, già che ci siamo, vi cito due siti, due piattaforme che noi stiamo usando tantissimo adesso che siamo all'estero, e una che usiamo molto quando siamo in Italia. Annunci 69 è appunto una piattaforma per scambisti molto molto funzionale per gli italiani, mentre sdc.com è la piattaforma che stiamo usando in queste settimane per incontrarci con prevalentemente gli stranieri oppure con gli italiani che sono qui in vacanza. Per ora però gli italiani sono zero. Ci siamo resi conto che non vi abbiamo fatto il resoconto dell'altra sera, la prima sera in cui siamo usciti con la coppia di inglesi. Poi confido nel montaggio che sarà tutto chiaro, spero. E allora, alla fine ci siamo incontrati in un locale sul porto ed eravamo io, Fausto, questa coppia di inglesi conosciuta già in precedenza anni fa, poi una coppia di tedeschi e un ragazzo singolo, anche lui londinese, amico degli inglesi, insomma. Da bere siamo spostati nell'appartamento degli inglesi, che era giusta, per farvi capire, zona Ushuaia, ok? Vicinissimo. Bel appartamento col balconcino. A parte che siamo entrati c'erano i pinguini, ho capito che siete inglesi, ma porca miseria, 18 gradi con l'aria condizionata, cioè anche noi, io la detesto, anche Fausto, abbiamo subito aperto la porta finestra, terrazzo, e ho subito alzato a 25 la temperatura, perché proprio non si poteva. Winter! Winter! Winter is coming! Porca troia! E niente, è stato molto molto carino la serata, anzi carino e riduttivo, è stato coinvolgente da parte di tutti, vero? Chiedo conferma dalla regia. E nel corso della serata si è aggiunto anche una coppia di cui lui è un italiano, un ragazzo giovane italiano con la sua compagna, che lavorano e vivono qui da anni. È stata una serata molto molto interessante, con vari intrecci, così possiamo definirli. Era un gentleman, è un vero British man, ma un bel ragazzo. Devo dire che tutti eravamo più o meno coetanei, quindi dai 30, forse la ragazza più giovane era l'argentina, dai 30 ai 45 anni, non di più.
come bella presenza tutti quanti. Il singolo era proprio un bel ragazzo, è venuto bene e si è giocato bene le sue carte. Questo lo dico per come tips, come consigli per i single che ci stanno seguendo. Quindi serata portata a casa, tra l'altro siamo tornati tardissimo, siamo ancora alle 5, usciti lì, siamo andati a mangiare un pezzo di pizza e basta. Oggi siamo in questo paradiso, Sala Salada. È verso la zona, la parte nord dell'isola. E devo dire che c'è molto gente per essere luglio e per essere lunedì. Vlog, speriamo che vi sia piaciuto, speriamo che vi sia stato anche utile, anche solo un pochino utile. Ibiza è una meta vacanziera meravigliosa, sia che siate chiaramente single che non lo siate, e nel caso lo siate, sappiate che c'è la possibilità di incontrare parecchie coppie e single che abbracciano questo lifestyle. Vi aspettiamo sul nostro canale privato Patreon, vi aspettiamo su Instagram, mettete un like a questo video, non dimenticatevi di seguire il canale cliccando il posto iscriviti e vi mando un bacione da Ibiza.